Ciao a tutte ragazze, allora eccoci qua con un Get Ready With Me che mi avete richiesto dopo che vi avevo detto che avevo utilizzato diciamo dei trucchi vintage, nello specifico la palette di Makeup Delight di Neve Cosmetics. Mi avete praticamente chiesto in tanti di rifarvi il make-up e quindi oggi ve lo faccio vedere, ve lo sto registrando, quindi ve lo beccate, ecco così. Se questo video vi piace e questa tipologia di video vi piacciono, mettete un bel like, commentate se volete vedere altri colori in azione, altri look in azione, sempre con dei trucchi vintage perché purtroppo non ho le nuove uscite dei prodotti, quindi vi lascio al video e buona visione. Immediatamente la mia faccia, scusate, ma sto passando un periodo di crisi, no, di crisi, diciamo un periodo di stress, ecco, parliamo bene, un periodo di stress alquanto impegnativo e quindi non purtroppo ho tantissimi impegni quest'ultimo periodo e vi dico subito, vi metto subito in allerta, cioè vi tranquillizzo subito, non sono. Ecco, oltre a questo. Ora muoio. Vi tranquillizzo subito, non sono impegni di lavoro, purtroppo. Quello va ancora un po' a rilento, ecco, diciamo così. Sono altri impegni che mi prendono praticamente tantissimo tempo. Sarà un novembre barra dicembre parecchio, parecchio strong, ecco. Allora, intanto, ecco, non vi ho detto che come base io metto sempre, utilizzo sempre l'Eye Love Stage. Che è quello secondo me migliore perché ho provato anche quello dell'Urban Decay, ma non mi piace e quindi niente, farò così. Allora, abbiamo detto che utilizzerò la palette, questa qui di Makeup Delight firmata Neve Cosmetics perché mi piace fondamentalmente e vi faccio vedere il trucco che avevo un po' di giorni fa e che mi avete chiesto tantissimi di rifarvi. Ora spero di ricordarmi bene quali erano gli ombretti perché non è che me li ricordo tantissimo. Comunque, allora inizio mettendo questo. Allora, fondamentalmente ho utilizzato questo e questo nella piega. Mi sa che ho messo questo qua all'inizio dell'occhio, diciamo. E comunque ho contornato maggiormente, ho usato questo. Allora, questo è Texas, questo è tacco 12 nella piega e poi questo che è Route 66, sì, Route 66. Quindi ecco, maggiormente sono questi gli ombretti che ho utilizzato. Allora, che vi racconto? Che vi racconto? Non so cosa raccontarvi perché diciamo non è che sto facendo, cioè sto facendo delle cose un po' particolari, ma non sono cose riguardanti il canale, insomma, sono cose lavorative mie e niente. Non voglio ammorbarvi, insomma, non so neanche quanto vi interessi questa cosa. Quindi lascio perdere di parlarvene. Che altro dirvi? Allora, è stato Halloween. Voi come l'avete passato Halloween? Allora, noi, a parte la challenge sulle zucche che avete visto, e se non l'avete vista, vi lascio qui sopra, qui penso, qui comunque, qui sopra la schedina. Andatela a vedere perché ci siamo troppo divertiti a fare queste zucche di Halloween e voglio sapere secondo voi quale è la migliore. A parte questo, non abbiamo fatto niente di che, nel senso che poi il pomeriggio c'è stata, come vi ho detto, la festa per i bambini qui nel mio paese e appunto ho portato i bambini alla festa. Samuele lavorava, ero praticamente da sola con
Fortunatamente c'era mia madre che mi ha dato un po' una mano perché gestire due da sola, soprattutto quando si tratta di andare a cose del genere, diventa un po' difficile. Diventa un po' difficile. E quindi siamo andati a questa festa. Alessandro era vestito da diavoletto, senza le corna perché non l'ha voluto mettere, gli dava fastidio il cappuccetto. Aurora era vestita da strega, che lei praticamente aveva un vestito. Cioè, ha un vestito che non è un vestito di Halloween da maschera, è proprio un vestito che le abbiamo comprato l'anno scorso, che ha praticamente tutta una gonna di tulle molto roccheggiante, nero, che era perfetto per fare la strega. E quindi l'ho praticamente vestita in quel modo. Poi mia madre mi aveva portato un cerchietto con sopra un cappellino. E quindi, che mi sa che l'ha preso da Tiger, da quello che mi ricordo, mi pare di sì, mi pare che l'ha preso da Tiger, e quindi le ho messo quello. Allora, nella Parpebra fissa vado a mettere questo, che è un ombretto di MAC, è l'unico ombretto di MAC che ho, c'ha gli anni di, penso, gli anni miei tra un po', ed è brulé, e lo vado a mettere appunto sotto l'arcata, per fare il punto luce, per schiarire un attimo, perché mi sono tirata leggermente troppo su. Sì, sono tirata leggermente troppo su. È venuto un po' un trucco anni 80. Vabbè, e quindi niente, siamo andati a questa festa. Poi la sera siamo andati a un locale, una pizzeria che sta qui al mio paese, dove praticamente facevano la musica anni 90, ma facevano anche il come si chiama? Facevano anche il latinoamericano, e io e Samuele siamo patiti di latinoamericano, l'abbiamo fatto anche quando Aurora era piccola, insomma, l'abbiamo fatto per 3 anni scuola di latinoamericano, quindi capite che ci piace, e quindi siamo rimasti un po' lì. Poi i bimbi si sono divertiti, però a un certo punto ovviamente non hanno retto e siamo andati via, ovviamente. Ovviamente siamo andati via, però ci siamo divertiti, ecco, non è stata una cosa, non è stata non è stata una cosa troppo lunga, non è stata una cosa troppo corta. Siamo stati bene, ecco. Allora, gli occhi praticamente sono finiti. Ve l'avevo detto che era un trucco veramente, veramente veloce. Allora, io non metto la riga di eyeliner perché non mi piace. Metto solamente il mascara. Allora, io di solito utilizzo questo mascara, il Mega Volume Baby Roll, mi piace tantissimo, lo sto quasi finendo, infatti. Ah, piccola parentesi, sto facendo, per chi me l'ha chiesto in continuazione, sto facendo una busta con i prodotti che ho terminato, così poi vi farò un video review e ve lo caricherò e vi parlerò dei miei prodotti, così finalmente chi me l'ha chiesto è contento, perché è giusto anche che ascolto e che insomma do spazio anche magari a chi vede i miei video per i make-up, per i trucchi, piuttosto solamente per i vlog. Comunque, stavolta utilizzo l'Extra Sculpt Waterproof Mascara di Kiko, che mi piace, vi ho sempre detto che mi piace, solamente che è un po' scomodo per via di questo scovolino molto molto grande che spesso e volentieri mi fa sporcare la palpebra. Quindi bisogna andarci molto molto piano e bisogna andarci molto molto piano e soprattutto bisogna stare molto molto attenti a come viene utilizzato. Ecco qua.
Mascara messo, il look degli occhi praticamente è terminato e adesso vado a fare il resto del viso, ovvero la mia base. Allora, la mia base io sono ritornata ad utilizzare i fondotinta liquidi perché qui si muore di freddo e poi comunque devo terminarli perché ne ho parecchi che devo terminare, sono lì da una vita. Allora, utilizzo oggi l'Infallible 24 ore matte, non utilizzo quello di Kiko, che è il mio preferito di Kiko per l'inverno, che è l'Universal Fit. Questo qui perché è più chiaro e visto che ho ancora un po' di residui dell'abbronzatura estiva. Sì, lo so, ho i residui dell'abbronzatura estiva, ma il fatto è che io non ho preso il sole del mare, ho preso il sole del lago e il sole del lago, per chi lo sa, perché non so se tutti lo sanno, ma il sole del lago praticamente l'abbronzatura del lago dura di più dell'abbronzatura del mare. È proprio risaputa questa cosa, che dura di più dell'abbronzatura del mare e quindi mi dura un pochino di più e quindi devo mettere ancora per un po' il fondotinta un po' più scuro. Poi ultimamente mi sta prendendo di fare la base dopo aver fatto gli occhi. Non so per quale motivo, però ecco, mi è presa questa cosa. Sicuramente sarà un periodo perché mi conosco abbastanza bene. Ok, il fondo l'ho messo. Come vedete, io non ho tantissime imperfezioni da coprire, quindi ci metto veramente poco. Ho le labbra martoriate, scusate, ma purtroppo è così. Ok, e qui ci siamo. Qui ci siamo. Adesso vado a fare un po' di contouring, utilizzo questo qui che era un duo di Kiko, questo qui è la parte quella del bronzer. Voi non avete mai visto come faccio io il contouring, ma ultimamente mi sta piacendo fare il contouring. E quindi niente, allora vado a sfumare intorno al naso e qui sotto, ma proprio residui perché non mi piace tantissimo come effetto. Poi vado a prendere, allora come blush invece utilizzo questo che era una edizione limitata di Kiko dei tempi, anche questi trucchi vintage che escono, e io utilizzo sempre un mix di questi due per fare il blush. Non so quanto voi vediate, però è scriventissimo. Ok, adesso andiamo all'highlighter. Come highlighter vi voglio far vedere l'effetto di questo qui, che è di Becca ed è lo Shimmer Skin Perfector Spotlight, che era insieme, era in un duo insieme a un mini taglia dell'highlighter in polvere di Becca che mi ha comprato Letizia perché io non lo trovavo. Preferisco tra i due, preferisco quello in polvere perché ha un effetto più pa. Proprio più luminoso, però anche questo non è male. Adesso vi voglio far vedere. Questo diciamo che è un po' più per tutti i giorni. È un po' più per tutti i giorni. Quello lì invece, quello in polvere, è un po' più. È un po' più da serata, ecco. Ecco qua. Non so quanto voi riusciate a vedere, perché forse c'è troppa luce, però questo è l'effetto. Questo è l'effetto. È molto molto luminoso, molto 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 mi piace. Poi abbiamo finito perché sulle labbra purtroppo non posso mettere nulla, devo solo mettere il burro cacao che ce l'ho di là, perché ce l'ho martoriate, perdonatemi, quindi diciamo che le labbra, perdonatemi, ma non le farò. Questo è tutto il make-up. Io spero che vi sia piaciuto. Spolliciate e lasciatemi un like se vi piacciono questi video. Se volete vedere altri
Get Ready With Me con dei trucchi dell'anteguerra vintaggissimi. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, like, iscrivetevi, ciao!